Domenica dunque tornerete sul palco del Teatro di Senigallia. Intanto come si intitola la commedia? La commedia si intitola La storia fantastica di Pasquale Tartaglia. Tartaglia sarebbe Tartaglia che balbetta, in dialetto senigalliese si dice cuccuma. E di cosa tratta? Tratta di una famiglia ambientata sugli anni 80, diciamo, con poco reddito, e inaspettatamente gli arrivano dei ospiti, parenti che era 30 anni che non vedevano più, che chiedono ospitalità. E questa famiglia di 5 persone si trova in difficoltà. Però ecco, tratta anche, c'è un pezzoni un po' di paranormale che danno risalto sulla commedia, sulla trama della commedia. Come vediamo anche dalla locandina, andrete in scena nel pomeriggio? Sì, domenica pomeriggio alle 17:15. Dove è possibile acquistare i biglietti? I biglietti si acquistano al botteghino del Teatro di Senigallia, alla Fenice, il giovedì dalle 10:30 alle 12:30, il sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20. Oppure domenica prima dello spettacolo, dalle 15 fino all'inizio spettacolo. Se no, online c'è vivaticket.com. Manuela, in quanti sarete domenica? Allora, siamo 11 attori, poi ci sono i vari collaboratori per i costumi, per il gobbo, per le sceneggiature e le coreografie. Siamo un gruppo molto affiatato e ci divertiamo anche durante le prove, è una cosa bellissima. E una commedia sia molto divertente che anche un risvolto sentimentale, e quindi non potete assolutamente mancare. Quale sarà la tua parte? Oh, allora, io ho addirittura due parti completamente diverse una dall'altra. Nel primo atto interpreto la cognata del, diciamo, il capofamiglia, e mentre nel secondo atto interpreto una notaia che ha l'ingrato compito di dare delle notizie importanti a questa famiglia. Vi lascio con un minuscolo pezzettino che dirò domenica. Adè, io vag via, almeno più a sta sentima sto ciambotto.